Le quattro giornate di Napoli sono la più potente espressione della voglia di libertà, che quindi si traduce anche in arte, in fotografia, in ricordo, in tutto ciò che non ci fa dimenticare quello che è accaduto per la prima volta in Europa nel 1943, dove un popolo si è liberato dell'oppressione nazifascista cacciando via con armi impari il più potente esercito della Seconda Guerra Mondiale, che era l'esercito nazista germanico. Quindi credo che questa è una pagina gloriosa della nostra città, e quello che mi fa più piacere è che negli ultimi anni sempre di più vengono ricordate le quattro giornate, ed è molto bello che lo si faccia anche nei luoghi di eccellenza della cultura della nostra città come il Museo Archeologico Nazionale. E quindi sono grato ovviamente al direttore Paolo Giulerini, che sta facendo un ottimo lavoro, e anche soddisfatto e contento della presenza oggi del Presidente della Camera per inaugurare questa mostra così importante. Insomma, nella città di Napoli i valori di libertà, giustizia sono scolpiti nelle fondamenta. Siamo arrivati prima ancora della Costituzione del 48.